contrasto all'usura, come a qualunque fenomeno criminale, è prima di tutto un fatto culturale, motivo per il quale sono particolarmente grato all'Università di Perugia, al Dipartimento di Economia e al suo direttore, professor Marcello Signorelli, per aver dato alla Fondazione Umbria contro l'usura questa opportunità, l'opportunità di diffondere un messaggio di sicurezza, di legalità e anche di tecnicismo culturale per quanto riguarda il contrasto all'usura. L'Umbria è in una situazione media di usura, media rispetto al territorio nazionale, una situazione che va tenuta sotto controllo e soprattutto sulla quale bisogna agire nelle forme della prevenzione. L'usura non è una malattia, è un reato, è un delitto, è forse anche un peccato. Però va trattata come una malattia, se si interviene presto è più facile evitare le conseguenze peggiori e addirittura guarire. Noi cerchiamo di aiutare a intervenire presto. La Fondazione Umbria contro l'usura non dà soldi in mano, favoriamo l'accesso al credito, paghiamo debiti, però è una forma, sottolineo questo aspetto, di assistenza, non di assistenzialismo. La persona che si rivolge a noi deve avere la voglia, la forza, e se no noi lo aiutiamo ad averla, per venirne fuori. E quello che ottiene da noi deve essere restituito. Sarà restituito nei tempi, con la tranquillità, ovviamente senza interessi e tantomeno senza interessi usurari. Però voglio dire, è una forma di impegno, perché uscire fuori da queste situazioni prima di tutto è un fatto psicologico ed è un fatto di carattere. Noi cerchiamo di aiutare le persone ad avere carattere.